Buonasera a tutti. Oggi parleremo di Santa Lucia, la Notte della Luce, una manifestazione che viene organizzata dalla parrocchia San Mammiliano per ricordare appunto Santa Lucia. Il parroco della parrocchia San Mammiliano, ma anche di Santa Cita, di San Giorgio di Genovese, è padre Bucaro, Giuseppe Bucaro, che è qui con noi. Io sono contento ogni volta di averlo come ospite perché è un vulcano di idee, di attività, organizza sempre e quindi mi fa impazzire, ho veramente il piacere di averlo qua. Assieme a lui abbiamo Manuela Monaco, la dottoressa Manuela Monaco, che è presidente dell'associazione San Domenico, che padre Bucaro ha coinvolto nell'organizzazione di questa manifestazione a tante altre associazioni di cui lui ora dirà il nome, diciamo l'intestazione. Dicevo prima che iniziasse la trasmissione, io sarei tentato di dare solo la parola a padre Bucaro e di fare a lui direttamente la trasmissione, perché lui sa tutto di questa manifestazione, ma proprio per il piacere di sentirlo parlare. Io sono un tifoso di padre Bucaro per tutto quello che lui ha organizzato e per come opera, ma diciamo anche per tutti quei sacerdoti che non stanno fermi all'interno della canonica e si muovono per il territorio, perché padre Bucaro in ogni parte dove è stato parroco ha realizzato tante cose e adesso si trova, secondo me, io l'ho detto in una delle precedenti trasmissioni, si trova in una parrocchia del centro storico per me importantissima, perché è ricca di monumenti, di tante realtà, soprattutto di tanta umanità, e lui sta facendo di tutto per far evidenziare questa grossa umanità. Io da parte mia gliene sono grato, lo posso dimostrare solo invitandolo in televisione, cosa che già ho fatto alcune volte. Abbiamo parlato del Genio di Palermo, La bellezza salverà il mondo, e questa volta vorrei che lui ci parlasse di questa manifestazione, La Notte della Luce, possiamo dirlo, dedicata a Santa Lucia. E allora, Intanto, buonasera a tutti i telespettatori. Ti ringrazio, sei troppo gentile nei miei confronti. Di fatto, questa attività, questa manifestazione che organizziamo su Santa Lucia, appunto la Notte della Luce, fa parte del progetto generale del Genio di Palermo. All'interno del Genio c'è questa idea di individuare in uno dei mandamenti del centro storico, una realtà storico, culturale, tradizionale che possa diventare momento aggregativo dello stesso quartiere. Perché nel quartiere della Loggia la scelta di Santa Lucia? Per un semplicissimo motivo, che è ovvio, l'uovo di Colombo. Se è arrivata questa nave carica di frumento durante la carestia e la gente ha preso il frumento e non l'ha macinato, ma l'ha subito cotto perché la fame era tremenda. È chiaro che la nave è arrivata al porto. E il porto di Palermo al 1600 era la cala, non è l'attuale porto. Bene, quale chiesa c'era? la chiesa di Santa Lucia era esattamente ed è la chiesa di Santa Maria in Valverde, dove c'è una statua del XV secolo di Santa Lucia. Il Valerio Rosso scrive a proposito che c'era in questa chiesa un convento di Santa Lucia, probabilmente era una congregazione che occupava, ecco il testo di Valerio Rosso, Santa Lucia di Belliverdi, questa chiesa è nella strada di andare a Sembra per Porta Val San Verde. Giorgio. Fu questa chiesa consacrata da sua santità Innocenzo III e il dì di Santa Lucia vi si fa festa. Dunque, la nave arriva alla cala, la chiesa di Santa Lucia è la chiesa di Valverde, dove abbiamo ancora quella statua del XV secolo. Mi è sembrato opportuno recuperare questa tradizione, recuperare questo fatto culturale del quartiere, perché all'interno di questa realtà del quartiere si crei un altro momento di aggregazione del quartiere stesso. È chiaro che l'obiettivo non è far festa tanto per far festa, evidentemente, e l'obiettivo è quello per creare comunione, per creare comunità all'interno del quartiere, e creando comunità vogliamo
ancora una volta utilizzare tutti i beni culturali che abbiamo nel quartiere, mettendolo a disposizione degli abitanti del quartiere. L'obiettivo principale resta la creazione del distretto sociale voluto. Lo dice lo stesso, è il distretto, è un distretto sociale e deve diventare voluto, cioè l'insieme dei cittadini che si rendono conto che facendo relazione, facendo armonia tra di loro, possono creare un vivere sociale più bello, possono creare un vivere sociale anche più efficace da un punto di vista di riscontro economico, creando la possibilità di una speranza ulteriore e, dico io, la possibilità di continuare a poter sorridere anche in questi momenti così difficili. Allora, prima di iniziare poi a illustrare il programma, perché è bene che venga illustrato, perché ci sono tantissime novità, quindi non c'è solo una processione, per esempio, no. Quest'anno è molto articolato, quindi Padre Bucalo si è inventato di tutto, perché leggendo così velocemente la locandina che ha portato stamattina qua, il manifesto è uguale al manifesto, si notano tantissime iniziative, però lui ha coinvolto tutti gli operatori della zona, le altre chiese che ci sono, quindi San Domenico, e noi abbiamo qui la dottoressa Emanuela Monaco, che è presidente dell'associazione San Domenico. Ecco, in quale veste partecipa a questa iniziativa voluta da Padre Bucalo? Sì, buongiorno. Noi abbiamo aderito all'iniziativa di Padre Bucalo perché intanto è nello spirito della nostra associazione, nel senso che noi ci siamo costituiti come associazione per promuovere un rilancio di... Però nella chiesa di San Domenico. No. Ah, noi siamo un'associazione di commercianti. Ah, ecco. Noi siamo i commercianti. Sì, effettivamente questo passaggio non è stato definito. Noi siamo un'associazione. Aggiungere l'associazione commercianti San Domenico. Ecco, non l'abbiamo voluto fare volutamente, effettivamente, perché noi non vogliamo soltanto promuovere il nostro centro commerciale storico, perché San Domenico e Via Meli è un altro centro commerciale. Assolutamente, è un centro commerciale storico. Noi siamo presenti, come sa, dal 1600 come commercianti, non necessariamente come tipologie legate alla gioielleria piuttosto che all'argento e l'oro, ma come commercianti a Via Meli, nel quartiere La Loggia, esiste un mercato storico dal 1500, quindi ci consideriamo gli eredi spirituali di quei primi commercianti. Però non nasce solo per questo, non nasce come promozione di una realtà commerciale la nostra associazione, nasce come associazione di promozione anche sociale e territoriale. Noi speriamo. Io non avevo mai sentito parlare. Cioè, è neonata. Però sono contento di avervi dato, e sì, grazie sì, pure sì. a Padre Bucalo, di avervi dato la possibilità di parlare alla vostra associazione, sì, anche sì. perché, lo dicevamo pure nella trasmissione precedente, lì insiste pure, a parte c'è la circoscrizione che si interessa del quartiere di San Domenico, della Cucina. Sì. Poi c'è il centro commerciale naturale. Sì. Però io non so che fine ha fatto, io non voglio essere critico contro nessuno, però siccome sono un tipo che vuole spingere ad attuare delle iniziative, tutti coloro che si stanno fermi, io chiaramente non li condivido. No, assolutamente. Penso che bisogna fare sempre qualche cosa per il proprio territorio, quindi ecco perché do spazio spirito... e sono contento di sentire che ci sono queste iniziative. Sì, lo spirito non si fa niente. È stato proprio questo, diceva prima Padre Bucalo, i cittadini devono capire che riunendosi, cioè la comunione di intenti, l'associazione di persone, porta a dei risultati qualitativamente migliori. Noi questo... Fortunatamente non solo l'abbiamo capito, perché probabilmente era già assolutamente nella logica delle cose, ma abbiamo superato quello step e quel muro di individualismo. Quindi abbiamo capito che associandoci possiamo puntare a degli obiettivi che alla fine porteranno sicuramente un vantaggio. Avete a Padre Bucalo. Noi ringraziamo Padre Bucalo perché è veramente... Non lo vogliono capire. No, lo capiamo benissimo. Infatti proprio ci siamo affidati come pecorelle al pastore. È proprio il caso di dirlo. Al di là dello scherzo, sono convinto che veramente Padre Bucalo può fare parecchio per questo. Io l'ho detto la prima volta che ci siamo incontrati. Cioè, ma si sono resi conto che quando l'hanno
gli hanno affidato questa parrocchia. Io ho detto, ma si sono resi conto, non so se è stato il cardinale, penso di sì, che grosso investimento ha fatto, perché secondo me è un grosso investimento, i frutti si stanno cogliendo. Allora passiamo Beh, alle alla attività sì. concrete No, per per spiegare un questa. pochettino come si Sì. svolgerà questa manifestazione, perché ripeto, ho visto io dalla La. locandina che non c'è solo una processione, come si potrebbe pensare, Tutt'altro, è tutt'altro. tutt'altro, è tutta una È manifestazione tutt'altra. complessa, anche se si svolge in 2 giorni, ma d'altronde non è che si può cambiare il calendario. I Si giorni di Santa Lucia svolge. sono Ok. 2 giorni, insomma quelli più Si significativi, il svolge 13 e il il 14. 13 e 14, Iniziamo col come che 13. è ovvio che sia. Allora, il 13 alle ore 18 da Piazza San Domenico usciranno i bambini del centro storico con la processione di Santa Lucia. Io Quindi, realmente sapevo che parlava subito dei bambini, c'è ma niente da loro fare. sono all'anima, Ora sono la nel suo seconda possibilità del cuore. coro, sicuro. Quindi già so. No, ma dico, al di là dello scherzo, sentiamo un Praticamente i pochettino. bambini faranno questa sfilata dalla chiesa di San Domenico alla chiesa di Santa Lucia, cioè alla chiesa di Santa Maria in Valverde, con i costumi diciamo, della Santa Lucia e quindi con una bambina che avrà sulla testa il diadema e le luci di Santa Lucia, perché è chiaro, il nome Come è richiama alla stata Lucia che scelta questa spunta. bambina? Diciamolo, Sono i perché nostri sappiamo che in bambini. altri posti è molto importante. I nostri bambini del quartiere, se volete sapere chi è stato scelto, io non lo so. Sono loro che Che hanno fatto scelta? No, insieme la ma come scelta. sappiamo che in altri posti la ragazza che interpreta Santa Lucia viene scelta addirittura dalla Svezia, Sì, dico. Quindi, appunto. No, appunto, quindi quindi sa. i bambini hanno fatto la loro scelta e onestamente devo dirvi Una chi è, e sorpresa, per una me sarà sorpresa. anche una sorpresa questa. Dopodiché, è chiaro, arrivando nella chiesa ci sarà una celebrazione eucaristica animata dai bambini. Subito dopo, Mimmo Cuticchio rievocherà il fatto della venuta della nave e la storia di Santa Lucia. Quindi avremo un conto dirisante da parte di Mimmo Dove si Cuticchio, svolgerà questa? sempre a Valverde, Sì, nella chiesa. nella chiesa Quindi. di Santa Lucia. Alle ore 20, invece, nell'oratorio in San Domenico, verrà presentato un libro edito dalla Navarra Editore che vede la cultura e diciamo, la passeggiata turistica di Palermo con gli occhi delle donne. Quindi una cosa particolarmente interessante, un libro che veramente può stuzzicare l'attenzione e l'interesse. Finito quell'attività, nell'oratorio di Santa Cita avremo un concerto, il concerto del gruppo Gospel Project. Lungo la strada avremo l'esposizione di commercianti, artigiani che offriranno tutte le loro mercanzie. Alcuni saranno esattamente lungo la strada, altri saranno nei vari saloni, proprio per far vedere cosa produce il centro storico, mettendo quindi a disposizione tutte le qualità. Belle realtà che il centro storico può offrire. Questo per il 13. Il 14 avremo in più la possibilità della visita guidata dei tesori della loggia da parte dei ragazzi che fanno parte del progetto del genio e che è gestito dal Museo Diocesano. In più, sempre il 14, ci sarà la possibilità di uno screening per la visita degli occhi a Santa Lucia, che sarà fatta dai medici specialisti, evidentemente, da parte dell'Associazione Nazionale dei Ciechi. Quindi, per tutta la mattinata fino a pomeriggio, chi vuole potrà fare questo screening oculistico. Il 14 mi ha preceduto, nell'oratorio di Santa Cita ci sarà il concerto dell'orchestra e il coro dei nostri Ecco, bambini. ora diciamolo perché dobbiamo essere presenti. Sarà alle ore 19 il concerto dei bambini, mentre poi alle 21 ci sarà nel salone attiguo alla chiesa, all'oratorio di Santa Cita, ci sarà il ballo della luce da parte di alcune donne indiane, quindi che in costume tipici faranno il loro tipico Perché non ballo attorno dimentichiamo alla che luce. appunto è una parrocchia che collocata all'interno del centro storico, dove la presenza,
multietnica è abbastanza consistente. Assolutamente, dico, io sempre dico perché la verità che noi in questa orchestra dei bambini, questi 45 bambini che sono in un'orchestra, abbiamo 8 etnie Ma ora ne rappresentate. parleremo perché dobbiamo Dico, parlare dell'orchestra poi a parte. allora ne parleremo a parte. Mentre a San Giorgio, per tutti e 2 i giorni, ci saranno 3 mostre contemporanee. La mostra del maestro Ziganoi, Arte Vino, l'arte ambasciatrice del vino. Poi ci sarà una mostra di foto da parte della fotografa Francesca Lucisano e in più dei ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti faranno una estemporanea, quindi realizzeranno un'opera davanti a tutti coloro che vogliono partecipare a questa visione. Tutto questo è l'insieme di questo progetto. Su questo vorrei già dire anche in riferimento al vino, perché subito dopo, la domenica seguente e anche in gennaio, faremo attività in cui collegheremo il mangiare e le opere d'arte che abbiamo. Il mangiare che verrà poi, giustificato, espresso, raccontato come sa fare lui dal Basile, e i ragazzi che poi mostreranno le nostre opere d'arte. Quindi stiamo cercando anche di fare il collegamento tra le Non varie è, non ho realtà. capito se c'è degustazione. Sì, In questi giorni ci sarà la capisco che la degustazione. degustazione In questi giorni ci sarà la sarà cuccia, degustazione ed arancine. evidentemente ci saranno cuccia, arancine e cibi siciliani, è Quindi chiaro. c'è Tutto di il nostro, tutto. il fast food siciliano E sarà sarà presente. dico, E presente allora, nella vediamo manifestazione. come hanno risposto i commercianti. Saranno presenti in vario modo, quindi contribuiranno il loro modo con le loro mercanzie perché tenteranno di vendere di più in questi giorni, mi pare che sia normale, però capisco che hanno contribuito pure, diciamo, per la realizzazione della manifestazione. Noi intanto certamente siamo presenti sul territorio, quindi ovviamente saremo lì, seguiremo gli orari e i tempi di queste manifestazioni, quindi prolungheremo sicuramente l'orario di apertura. Quindi intanto questo è il nostro contributo, non soltanto per un interesse puramente personale, ma No, vediamo perché questa indicazione, l'ora di partenza, sì, che cosa noi significa? Prolungheremo, cioè, fino a prolungheremo quando? Fino sicuramente. alla Allora, fine della manifestazione. intanto abbiamo degli spazi espositivi presso l'oratorio di Santa Cita che gentilmente Padre Bucaro ha messo a disposizione di tutti noi commercianti appunto di questo polo commerciale storico. E quindi ci sarà un'esposizione dei nostri prodotti, delle nostre merci, diciamo, se così la vogliamo definire, fino a mezzanotte. Quindi in ogni caso ci sarà la possibilità di visionare e anche di acquistare. Noi come punti vendita sicuramente prolungheremo il nostro orario, pensiamo intorno alle 22:30 per supportare anche l'uscita della gente Che dal poi potrebbe concerto. essere un esperimento da chiaramente poi Sì, da continuare, evidentemente soprattutto nel per supportare. periodo natalizio, al di là, diciamo, che Sì. capisco che in inverno è più difficile prolungare l'orario di lavoro, mentre è più facile in estate, però il periodo natalizio potrebbe consentire delle formule di vendita un pochettino diverse. Sì, certamente. Insomma, ovviamente è un'iniziativa che va sostenuta. Noi possiamo farlo in questo modo, intanto senz'altro, quindi dando la nostra disponibilità a che si crei anche un movimento, un piacevole camminamento, ecco, per Ma io quelle sono vie. convinto che al momento ci sarà, al di là del fatto che possano venire parecchi palermitani a seguire le manifestazioni, ci sarà perché chiaramente è coinvolto tutto il quartiere. Nel momento in cui ci sono i ragazzini che partecipano a diciamo, questa processione di cui ha parlato Padre Bucaro, i ragazzini che fanno parte del coro, dell'orchestra, chiaramente già il Sì, quartiere è totalmente coinvolto. Quindi sono assolutamente. convinto che ci sarà una grandissima partecipazione da parte sia degli abitanti del quartiere, di qualsiasi razza e colore sono, ma anche dei palermitani. Noi speriamo di contribuire in parte, diciamo, a Sicuramente. pubblicizzare questa manifestazione del coro e dell'orchestra. È una cosa a cui io sono un appassionato, tra l'altro pure di musica, e quindi abbiamo detto che, per esempio, che Tele One, tutto il gruppo Media One, manderà in onda per
per parecchi mesi abbiamo fatto un accordo con Franco Zappalà per mandare in onda tutte le opere e operette che ha realizzato in questi ultimi anni, quindi è un grosso contributo culturale che noi vogliamo dare alla città di Palermo, ma a tutta la Sicilia. Questo dimostra il fatto, la sensibilità dell'emittente, ma mia pure, per quanto riguarda queste iniziative di carattere culturale e dell'orchestra in particolare. Io dico che Padre Bucolo tiene moltissimo a questa sua creatura, però devo dire che parecchi di noi, io per primo, mi sento molto legato a questa iniziativa perché so il valore della musica, quanto può dare ai ragazzi, soprattutto a quei tipi di ragazzi che lui conosce, che frequentano la sua parrocchia. Dunque, il discorso è molto semplice. Praticamente ci siamo ispirati al metodo Abreu. In Italia è stata costituita una fondazione di cui noi siamo tra l'altro soci fondatori per diffondere il metodo Abreu presso i ragazzi. Il metodo Abreu è quel metodo inventato da questo grande maestro Abreu, che poi diventò ministro della cultura del Venezuela e che diffonde la musica come momento di liberazione dalle dominazioni di interessi, la droga e via discorrendo. Di fatto è un metodo tecnico, sì, ma fondamentalmente un metodo sociale, cioè la forza della musica che crea armonia e che crea rapporti sociali, che ti crea anche una realtà tua, cioè tu sei importante, quindi un recupero della tua dignità, ma talmente tu sei importante è altrettanto importante l'altro, perché se tu non ascolti l'altro che suona, non si realizzerà una bella armonia. Se tu non arrivi in orario alle prove, probabilmente l'orchestra non può partire. Quindi è tutto un metodo pedagogico. Qualcuno mi chiede, da un punto di vista pedagogico, cosa cambia il metodo rispetto ai nostri classici conservatori? Cambia pochissimo. Dico io, prendete il metodo del conservatorio e fate il contrario. È molto semplice. Tecnicamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato degli strumenti a dei bambini che non conoscono la musica. Dopo 15 giorni un gruppo già suonava, dopo un mese tutti suonavano. Evidentemente non suonano la sinfonia di Beethoven. Cioè, buttati a mare e impara a nuotare. Qui c'è lo strumento e impara a suonare. Di fatto così è stato. Abbiamo 45 bambini orchestrali, abbiamo tante altre richieste, ma non siamo in grado attualmente di dare risposta a tutte le altre richieste perché il metodo ho imposto, e su questo non intendo in nessun caso mollare, che è l'associazione che presta, che dà in prestito lo strumento. Non ci sono bambini che hanno il loro strumento, quindi una diversità da chi può, da chi non può. Se qualcuno che ha uno strumento vuole partecipare, deve regalare lo strumento all'associazione e quello strumento andrà a qualcun altro bambino, perché è fondamentale di non creare discrepanze all'interno del gruppo dei ragazzi che sono. Peraltro, dico, a livello nazionale, questa è l'unica orchestra infantile, attualmente infantile perché i bambini vanno dai 6 ai 13 anni, è l'unica orchestra che al suo interno raccoglie 8 etnie. Quindi Palermo che diventa simbolo dello stare insieme dei popoli, quindi diventa un'icona questa realtà di questa Che la orchestra. musica unisce tranquillamente, diciamo Sicuramente, perché è il linguaggio che la tutti musica possono è un capire, linguaggio dico, unico. senza bisogno di una lingua che deve Cioè, essere praticamente abbiamo la studiata. soluzione a portata di mano e molte volte non lo Sì, sappiamo. l'uovo di Colombo, dico L'uomo di Colombo, praticamente, perché la da musica questo, unisce tutti è chiaro, tranquillamente, dico, da però questo non lo punto di vista. È sappiamo. chiaro che a questo io In dico, questo caso la musica salverà il mondo, ecco, come la bellezza salverà il e mondo, ma ne siamo possiamo pienamente affermare che la convinti. musica salverà. Io posso dire qualche cosa in più, che già dico, i maestri mi dicono, perché i ragazzi hanno 12 maestri che curano la loro formazione musicale e dei rapporti, a parte i pedagogisti, assistenti sociali, psicologi e via discorrendo. I maestri mi dicono che già emergono dei possibili talenti, quindi chissà che qualche persona, qualche ragazzo possa diventare un maestro e avere Ma un futuro posso dire anche. la cosa simpatica, per non dire altro, è che
Per chi non lo sapesse, la chiesa di San Mammiriano e quindi l'oratorio dove si svolgono le prove di musica, sia dell'orchestra sia del coro, e poi dove effettivamente avvengono le lezioni, si trova esattamente di fronte al Conservatorio di Palermo. Quindi è una sana competizione. No, dico, è una sana collaborazione. Tra l'altro, dico E io dico competizione perché perché tecnicamente, a parte sono due metodi. che ho messo a disposizione del conservatorio tutte le strutture, e il conservatorio le utilizza, mi fa piacere che le utilizzi al massimo da questo punto di vista, ma è una sana collaborazione veramente che c'è tra noi e il C'è un conservatorio. travaso praticamente di Per esempio, in professionalità. questo Natale, visto il tema, in questo Natale rifaremo la passeggiata musicale. Il giorno 22, domenica 22, A che ora, diciamolo? domenica 22 ci sarà tutto un pomeriggio. Quella parte del centro sarà chiusa alle macchie, quindi si potrà passeggiare tranquillamente, come lo sarà anche il 13 e 14, da questo punto di vista. Il giorno 22, domenica, inizieremo i concerti di Natale a San Mammiriano con l'orchestra e il coro dei bambini. Il coro si chiama Quattro Canti, alle ore 18 a San Mammiriano. Alle 19:30 un concerto all'oratorio di San Domenico. Alle 20 un secondo concerto, un terzo concerto all'oratorio di Santa Cita. Alle 21 un Ma non ce le concerto. possiamo seguire tutte. La gente Se potrà sarà, ecco, passeggiare, no, certo, però quello dei bambini è da solo e quello quello va va seguito. seguito. Finito Qua quello dei c'è bambini, poi ci l'impegno. sarà tutto il resto e si concluderà con il concerto delle ore 21 al conservatorio, dove loro rifaranno tutte le musiche natalizie di ispirazione americana con jazz e via discorrendo. Quindi proprio c'è questa ottima collaborazione tra noi e il. Dottoressa, vedete quante Però cose? l'ultima cosa la Sì, voglio dire, dico, certo. c'è un'altra attività, ne approfitto e ti chiedo scusa di No, questa assolutamente. invadenza, i presepi. Con l'associazione San Domenico, artigiani, ora, fine, abbiamo realizzato la passeggiata tra i presepi, per cui i cittadini troveranno 40 postazioni partendo da San Domenico, tra i vari negozi e le varie chiese, e troveranno dei presepi, presepi che si concluderanno a San Mammiriano, dove troverete. Ma è una specie di concorso, sarà No, 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 premiato, no, no, no? no, Non avete è pensato? presepe a disposizione della Sì. comunità per far rivivere anche Ok. questa Tradizione. tradizione dei presepi, no? Dico, a San Mimignano troveremo i presepi del Cardinale Pappalardo, poi un grande presepe della Tripe, che verrà poi distribuito, la cui immagine verrà distribuito, e addirittura all'oratorio in Santa Cita un presepe di pupe siciliane da parte del maestro Cuticchio, no? Quindi anche questo è un'iniziativa per recuperare una bella tradizione di Natale. Sì, l'albero è importante, ma probabilmente è più significativo il presepe, ed è bello che tutti i commercianti hanno dato la loro adesione per esporre questi Allora, presepi. dottoressa, capisco che inizia un percorso ora dal 13, però Padre Buca già ci ha Sì, proiettato, sì, sì. e quindi voi sarete coinvolti anche per queste iniziative. Sì, Ecco, noi siamo diventati strada dei presepi. questa è una cosa Abbiamo, che stiamo anticipando, sì, siamo diventati la strada dei presepi. Già abbiamo già esposto, comunque in E ogni dove? caso dall'estero, Esattamente dove? Alla Lucidia oppure? all'interno dei punti vendita che vanno da Piazza San Domenico, scendendo giù per tutta Via Meli, fino a Piazza Meli. Ogni punto vendita, o quasi ogni punto vendita, ha avuto appunto l'onore, il piacere di accogliere un presepe e di esporlo per portare avanti e forse È una buona riscoprire iniziativa, questa secondo me. tradizione dei presepi. I presepi provengono un po' da tutto il mondo, quindi sono anche un simbolo di questo spirito non solo di collaborazione, ma di integrazione e di comunione di tutte le realtà sociali che vivono in questo quartiere, perché è un quartiere multietnico. Il concerto accoglie 8 etnie e anche noi accogliamo presepi provenienti da più etnie. Perfetto, io seguiremo sicuramente le vostre iniziative, manderemo dei nostri operatori perché mi pare che sia un'iniziativa molto. Questa dei presepi, per esempio, è una novità che secondo me è veramente importante perché coinvolgere tutta un'intera strada non è una cosa semplice, è una grossa,
iniziativa importante anche perché crea contribuisce a creare questo spirito di partecipazione e di avvicinamento al Natale da parte di tutti, non solo dei commercianti, ma anche di tutti coloro che attraversano questa strada importantissima di Palermo. Quindi, padre Bucaro, come vogliamo concludere? Anzi, anche siamo fuori orario, però 10 secondi. Vorrei concludere facendo a tutti gli auguri a questa città. Vorrei semplicemente augurare che questa città potessi guardare negli occhi, dico, e sorridere. Che torni il sorriso. Perché abbiamo detto, la bellezza e quindi il sorriso salverà il mondo, la musica salverà il mondo. Ecco, aggiungiamo di volta in volta qualche cosa, qualche sostantivo che può salvare il mondo. Noi intanto diciamo che Padre Bucaro dà un grosso contributo per salvare quello che c'è da salvare attorno alla sua parrocchia, gliene siamo grati. Quindi grazie a Padre Bucaro, grazie alla dottoressa Monaco, grazie ai telespettatori, buonasera a tutti.